Buongiorno, sono Riccardo di fbbike.it. Il pignone del movimento centrale nel motore Bosch Performance CX è generalmente di queste dimensioni, quindi va da un 15, 16, 17 denti al massimo. Che succede? Che lavorando sempre su un solo pignone, la catena va a usurare il pignone stesso, quindi se andiamo a sostituire la catena senza sostituire il pignone, rischiamo che pedalando il pignone si tiri dietro la catena a questo punto, facendogli fare una cosa di questo tipo. Questo dipende che il pignone è usurato, quindi è buona norma quando in un motore Bosch Performance X andiamo a sostituire la catena, sostituire anche il pignone sul motore. Questo per avere una situazione ottimale. Considerate che comunque sia un pignone di questo tipo costa 15 euro, quindi per 15 euro, dico io, approfittiamo di sostituire il pignone e fare manutenzione anche al cuscinetto che sta dietro. Vi faccio vedere come si sostituisce il pignone nel motore Bosch Performance X. Prima cosa, portate il cambio sul rapporto più piccolo per poter togliere la catena. Dopodiché vi servirà la brucola per togliere la vite che regge la pedivella, quindi in senso antiorario andiamo a togliere la pedivella. Dovete fare un po' di forza. Questo. Dopodiché vi servirà l'estrattore con questo elemento, perché in questo caso serve un estrattore con la testa più larga. Andiamo ad avvitare l'estrattore sulla pedivella, meglio a mano perché la filettatura vada ad avvitarsi sulla sua sede senza soqquadrare, altrimenti si rischia di dover sostituire la pedivella. Fatto questo, andiamo a estrarre la pedivella con le chiavi, quindi con la chiave di, in questo caso, 16, andiamo a estrarre la pedivella in questo modo. All'inizio sarà un po' più dura e man mano che si va a tirare sarà sempre più morbida fino a venir via con le mani. Eccolo qua. Per togliere il pignone, come vedete, è usurato. Ha fatto, diciamo, il gancio è diventato, non so se si riesce a vedere, serve questa chiave per andare ad togliere. Allora, questa si svita in senso, vedete, si svita in senso orario. Per svitarla dovete reinserire la catena e poi andiamo a togliere la ghiera che tiene il nostro pignone. Ecco. Vedete? Si svita in senso orario, quindi all'incontrario che normale. Tolta la ghiera, ci troveremo un O-ring in gomma, ritogliete la catena e
estraete l'O-ring di gomma, eccolo. Allora, in questo caso il grasso è nuovo, come potete vedere, e quindi non andiamo a eseguire lavorazioni particolari se non quella di sostituire. Questo è il pignone usurato e questo è quello nuovo. Vedete la differenza? Non so se riesco a farvela vedere. Questo è quanto. Ambedue hanno 16 denti, quindi questo lo togliamo e andiamo a inserire questo pignone con le scritte dalla nostra parte. Quindi riandiamo ad incastrare, rimettiamo l'O-ring in gomma. Quindi riandiamo a inserire la nostra ghiera che si avvita ovviamente in senso antiorario. Aiutandoci con la nostra chiave dinamometrica, tirate questa ghiera a 20-25 newton. In questo caso serve di avere una chiave dinamometrica. Ecco, scattato. Perfetto. A questo punto non ci resta altro che reinserire il pedale con la sua protezione paracatena e andiamo a mettere. A questo punto andiamo a avvitare il pedale e abbiamo così terminato la nostra operazione. Non ci resta che inserire la catena e il gioco è fatto. Abbiamo sostituito il pignone, la catena era stata sostituita precedentemente, il pacco pignoni è buono, quindi abbiamo finito. Se vi è piaciuto mettetemi un like e un saluto da Riccardo, a presto, ciao!